Bentrovati amici, l'informazione di Teriblea sul canale 13 e sul canale 110. Come è stato appurato, come abbiamo detto anche nel passato, poi alla fine ci vanno di mezzo quelli che non c'entrano. La questione dell'aereo abbattuto durante le fasi concitate di questo scontro armato fra l'Iran e gli Stati Uniti, purtroppo è stato confermato, anche se non sembrava, a dire la verità, che l'aereo iraniano, o meglio ucraino, è stato abbattuto dalla l'antiaerea, dall'Iran, e quindi grande tristezza, sono morte più di 100 persone che effettivamente in questa vicenda non c'entravano assolutamente nulla. Ed è questa la paura che c'è sui cieli, perché a sbagliare non ci vuole niente, quindi stiamo molto attenti, lo dico dal punto di vista politico più che altro. E a proposito di politica, parliamo di due fibrillazioni di sindaci. Allora, la prima è quella naturalmente del sindaco di Ragusa, che in questi momenti è sotto assedio, o meglio ancora, visto che possiamo usare della terminologia sportiva, subisce il pressing degli avversari e si sta arroccando nella sua area di rigore. Ho visto che lui era uno del basket, cioè nella sua metà campo, ed è pressato, e quando poi si è pressati succede che si fanno gli errori, e questo è il gioco, lo sport, si fanno gli errori. Ora, che cosa è accaduto? Il sindaco si è scatenato su una vicenda che invece bisognava assolutamente tenere segreta addirittura, e richiamare quei funzionari che avrebbero in qualche modo favorito dei politici locali che sono andati a chiedere delle cortesie, non certo a fare, che vi posso dire, corruzione, ma per risolvere qualche problema di qualche cittadino. E qui bisognava stare zitto e lasciare stare, non fare comunicati, noi siamo contro, ma che ci mancherebbe altro, che vuoi che sia a favore? Però sappiamo tutti che la politica è fatta così, no? Che uno deve aiutare i cittadini per poi poter raccogliere voti. Questa è la storia. Se poi vogliamo fare i puri è un'altra cosa. L'altra cosa strana è che il sindaco si è sentito oggi costretto a mandarci un resoconto, ma che vi devo dire, di 10 pagine, di tutto quello che è stato fatto da questa amministrazione in questo anno e mezzo, e sono la bellezza di 166, 190, oltre i 200, quindi 217 punti, no? 217 punti, e ci abbiamo tolto tutto quello che ancora è in itinere. Questo che cosa vuol dire? Intanto io dico che anche lì fornire punto per punto agli avversari il motivo di criticare è sbagliato, no? Perché quello che mi hanno insegnato in politica è che rispondere è più o meno sempre sbagliato, perché poi si innesca la polemica, dai agli altri la forza, anzi ai elementi, tanto è vero che anche in magistratura uno si deve poter avvalere della facoltà di non rispondere, cioè non c'è un adito di discussione. Quindi questa cosa è un po', secondo me, denota che ha qualche difficoltà, e anche il suo entourage di comunicazione non ha capito che è meglio starsi zitti e poi al momento opportuno piazzare il colpo. E anche vuol dire che comunque tutta l'organizzazione di questo comune alla fine non è cambiato nulla, è lo stesso di quello che c'era 10 anni fa, e probabilmente sarebbe il momento di fare una rivoluzione copernicana. Su tutte queste cose è chiaro, ora avremo un punto, avremo un elenco di 212 cose su cui poter andare a fare le pulci, partendo dalla cultura con il Castello di Donna Fugata. Ora avremo parola per parola su cui attaccare il sindaco, noi e tutti gli altri. Quindi questa è una mossa assolutamente sbagliata.
E questa è la prima, una difesa che non c'era bisogno. L'altra cosa, questa volta invece ci viene dal sindaco di Modica, o meglio, ci viene da quel simpatico ragazzo, che è modicano 100%, che è diventato, mi piacciono queste parole, lui è senior, cos'è stato lui? Ah, sono socio unico della BBT Management, sono amministratore delegato, azienda leader nel settore dell'organizzazione di eventi con sede legale operativa a Modica. Ora, il fatto di essere uno che organizza eventi, tanto piacere, no? Ma il fatto che si vada a utilizzare il castello dei conti per una festa di compleanno, con tutto il rispetto, mi sembra una esagerazione. Perché potevi fare un bellissimo convegno culturale e io sarei stato dell'idea che bisognava darglielo due volte, ma fare una esibizione così, così direi fuori dal... insomma, esagerato, dai... andare lì a fare il compleanno nel palazzo vuol dire che tu vuoi ostentare e non è il caso. Dai, quindi questo signore che non so neanche come cavolo si chiama, neanche, addirittura Stefano Giaquinto, anche addirittura ha mandato un comunicato stampa in cui dice: guardate che io che sono andato a farmi la festa del mio compleanno, i soldi li ho spesi io e questo mi fa piacere, ho ispezionato i luoghi, ho fatto la pulizia dei locali, ho fatto un piano di sicurezza, ho fatto l'elettricità attraverso l'Enel, tutela degli spazi, illuminazione interna e esterna, ma che ne stiamo fregando, Giaquinta? Hai utilizzato il castello dei conti per farci il compleanno. Se c'è una regola che dice che il castello si può utilizzare per fare il compleanno, tanto piacere. Ma se non è, qui qualcuno ha sbagliato. Nel passato cadevano le teste, politicamente parlando. Una cosa del genere, un buon sindaco avrebbe detto: chi l'ha concesso, ci taglio l'acqua. Forse però è stato il sindaco a concederlo, no? Perché a Modica nulla si può fare se non è il sindaco in persona. Quindi il sindaco si dovrebbe autocensurare su questa vicenda. Non ci interessa la sua difesa, anzi anche qui era meglio che lui non parlava, in queste cose è meglio che non si parla, perché si dà adito appunto a discussioni. Chi cavolo sei che ti fai il compleanno al Castello dei Conti? Sei il re, non dico il Papa, perché il Papa sono io. E ora invece parliamo di un problema serio, che è quello del biometano, perché a Pozzallo si sono incontrati i responsabili di Confcommercio con responsabili politici, come per esempio c'era l'onorevole Assenza, voi vedete Peppino Giannone, c'erano altri. Insomma, si è parlato di questa situazione delicata di Pozzallo e alla fine diciamo è scaturita la possibilità di fare qualcosa. Intanto abbiamo intervistato per telefono il presidente Manenti, che ci dice com'è andata questa giornata dedicata al problema del biogas a Pozzallo Modica. Vediamo. Allora, quello che è scaturito, intanto abbiamo visto sia da parte del sindaco di Ammatona, e anche dall'onorevole Assenza, che ci ha annunciato che martedì mattina a Palermo ci sarà una riunione per quanto riguarda questa delicata vicenda, una riunione che è congiunta con la terza e quarta commissione, mi sembra che sono le attività produttive e territorio ambiente. Il sindaco Ammatuna sempre ha manifestato una forte rimostranza di questo impianto, che certamente fa in modo che preoccupa tutta la cittadinanza di Pozzallo. I direttivi di Confcommercio invece hanno preso atto di queste posizioni emerse e quindi abbiamo chiesto un invito specifico a tutti i consiglieri comunali dei quattro comuni interessati, affinché a loro volta possano esprimersi su questo caso controverso. Poi inoltre abbiamo affermato, questa è una cosa che riguarda il territorio, abbiamo spiegato anche per il futuro che le linee di sviluppo del territorio possono diventare oggetto di confronto anche con le associazioni di categoria
per evitare queste fughe avanti e queste situazioni particolari che mettono in disaccordo tutti e che spiazzano tutti, e quindi certamente si creano delle impasse non indifferenti tra i comuni vicinori, perché poi si crea una situazione di campanellismo, però questa cosa qua la dobbiamo evitare. Allora, per quanto riguarda il signor Di Modica, l'abbiamo invitato, abbiamo esteso l'invito non soltanto al sindaco, che è stato contattato, così come ieri è stato manifestato dal presidente sezionale di Modica, che si sono sentiti telefonicamente. Il sindaco aveva già degli impegni già presi, però l'invito è stato esteso anche ai consiglieri dei comuni limitrofi, quindi qualcuno in rappresentanza poteva venire, anche l'abbiamo detto anche pubblicamente. Certamente, l'interpretazione è un'interpretazione che, certo, ecco, alla luce di tutta questa situazione, ci sono delle posizioni che mettono tutti in difficoltà. Ecco, è importante che i territori si devono parlare, i consigli, e soprattutto i consigli comunali devono parlare su questa vicenda. Questa è una vicenda che non riguarda soltanto il comune di Vassallo o il comune di Modica, ma è una vicenda che riguarda tutti i comuni. Ieri ti chiamavo alla responsabilità istituzionale dei sindaci. Perché? Perché non si possono permettere di fare una cosa del genere mettendo in difficoltà una popolazione. Noi siamo Pozzallo e siamo i figli dei modicani. È normale che poi si creano poi degli attriti, e senza a Pozzallo si stava creando una situazione veramente di disagio su popolazione, perché è una vicenda che sta andando avanti e quindi vanno oltre. È compito dei sindaci migliorare la situazione, gestire la cosa in modo diplomatico possibile, e non crearsi delle difficoltà di confine che non c'entra niente. Invece la logica deve essere quella territoriale. Quando si fa un impianto industriale, come in questo modo si sta facendo, è d'obbligo che la popolazione deve capire quello che si sta facendo, quindi sensibilizzare la popolazione. È anche previsto, ieri parlavo anche di questo, che quando si fa un impianto del genere, nei bandi vengono contemplati tramite delle norme che la popolazione non può non sapere, quindi si deve informarsi. Quindi c'è stato tutta una serie di impasse e di risvegli che poi hanno portato a questa. Questa è Teleiblea. La vita è urgente e non possiamo lasciare la porta aperta ad un ospite non invitato. Puoi cambiare o rimanere come sei. Non esiste una regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa cosa al meglio o al peggio. O al peggio. Solo a pronunciarla fa ancora paura questa parola. Però, ancora oggi, con gli occhi e l'anima ancora persi nel ricordo di mio marito, voglio dirvi che di cancro bisogna parlare. Fa paura, ma se ne deve parlare. Costituita nel 1969 per la salvaguardia degli interessi professionali degli imprenditori edili, l'ANCE di Ragusa è da sempre impegnata nello sviluppo dell'industria edile e nella qualificazione tecnico-professionale delle imprese del settore.
L'ANCE fornisce ai soci specifici servizi per superare le difficoltà che quotidianamente le imprese edili sono costrette ad affrontare. Entrando a far parte della grande famiglia degli imprenditori edili e dei costruttori, potrai contare su 50 anni di esperienza. Contatta gli uffici dell'ANCE di Ragusa, invia una mail a info@ance.rg.it. Certo, sono rimasti delusi quelli di Pozzallo che si aspettavano che venisse il sindaco di Modica, che venisse qualche consigliere, qualche assessore per parlare, invece niente. Questo non è un bel segnale, ma non è neanche, come si dice, un bel segnale di vicinanza, soprattutto per Modica, che voleva prendere la leadership di quest'area della parte diciamo orientale della provincia di Ragusa. Questa leadership con questa cosa se l'è giocata, non so se gli è convenuto, no? Poi c'è anche la questione politica, perché voi sapete che il sindaco per ora intenderebbe spostarsi nell'area di Italia Viva. L'abbiamo visto, il ministro è venuto qua là. Ora però ci sono delle fibrillazioni molto forti, perché a quanto pare il sindaco Abbate avrebbe chiesto delle condizioni, cioè io vengo qui, porto i voti che dovrei avere, essendo stato il sindaco rieletto, e però voglio 1, 2, 3, 4, chiaramente cose politiche, non è che vuole, ma vuole, qua metto io, qua metto io, qua. E naturalmente quelli che sono mossi inizialmente proprio sulla vicenda di Italia Viva non stanno digerendo bene queste imposizioni, e quindi ci sono delle forti fibrillazioni sulla parte politica del sindaco che è passato ora ad Italia Viva con Renzi, almeno così sembra. Per quanto riguarda invece altre situazioni, parliamo dell'onorevole Di Pasquale. L'onorevole Di Pasquale, eccolo qui, risponde alla CNA. Allora, c'è questa storia delle ZES, probabilmente il ministro ha sbagliato su nomi, su esattamente quelle che sono le parole, e infatti c'è stato un documento della CNA sulle ZES, e dice Nello Di Pasquale, sembra quasi che vogliano rimproverare a me, Nello Di Pasquale, lui, no, per il fatto che la regione e il comune abbiano fatto confusione sulla perpetrazione delle aree o sulla loro denominazione, e quindi dice francamente mi sembra una cosa brutta che se la prendano con me, io che sono lui l'unico che si è battuto sulle ZES, e questo dobbiamo dire che è vero, perché Di Pasquale è intervenuto perché non accadesse che Vittoria perdeva il bando, e poi alla fine ha risolto il problema. Ora, area dell'autoporto, area del mercato di Vittoria, tutto quello che volete voi, però la vicenda è quella. Di Pasquale si è battuto, quindi non credo che sia giusto dare le colpe a lui, ma comuni e regione che devono intervenire per chiarire queste posizioni. Ieri abbiamo parlato del Ragusano DOP, il Ragusano DOP in pezzettoni. Questa è una conquista del consorzio di tutela e di promozione, perché? Perché il Ragusano da ora si può vendere, parliamo da novembre, si può vendere in forme confezionate sotto vuoto con il marchio, ora lo vedrete, e lo vedrete proprio in mano all'assessore Licitra, che di questa vicenda si è fatta promotrice, anzi ha subito qualche piccola polemica, lei nell'intervista dice non ne so niente, ma che sappiamo che non è così, però il risultato è molto positivo. Allora, cosa c'entra l'amministrazione in questa storia? Ce lo dice l'assessore Licitra, vediamo. Oro del nostro territorio, considerato che poi il Ragusano DOP conta e prodotto nell'80% dei casi da aziende che operano all'interno della nostra città. Noi crediamo che, così come altri esempi in altri territori, questo sia un prodotto di qualità che per le sue caratteristiche organolettiche e salutistiche, quindi che debba assolutamente essere valorizzato, deve essere diffusa la cultura del suo consumo partendo proprio dal nostro stesso territorio, ragion per cui faremo anche delle
progettualità all'interno delle scuole e perché no, andando anche oltre i confini, laddove piano piano riusciremo a valorizzarlo e a commercializzarlo a tal punto per cui si innescheranno anche processi di investimento sulla produzione di questo ragusano, e quindi aumentando la quantità, che ci consentirà di raggiungere anche altri segmenti di mercato. La gente lo vedrà così porzionato, che è una delle iniziative proprio del consorzio di tutela, ma lo vedrà e lo vedrà anche con il marchio appunto del ragusano DOP, ma soprattutto lo vedrà più facilmente, perché all'interno dell'attività di valorizzazione del progetto complessivo del consorzio di tutela che noi stiamo condividendo è prevista tutta un'attività di relazioni con la grande distribuzione, con il settore commerciale, che ci consenta di rendere visibile al di là anche dei banconi comuni dove si trova qualunque tipo di formaggio, per carità, di qualità, non voglio dire questo, però questo è il nostro ragusano, questo è il nostro formaggio che ci contraddistingue, che ha una storia in questa città, e noi crediamo che con questo, unitamente poi ad un cesto, ad un paniere di prodotti di qualità che possono unirsi al formaggio, ma questo è sicuramente un prodotto che noi adesso abbiamo il dovere di promuovere, di aiutare, di sostenere per la nostra città, con la speranza ovviamente che questo sostegno, che da oggi comincia ma continuerà nel tempo con altre iniziative, ricordo che ho detto in conferenza stampa che abbiamo anche messo in campo altre iniziative per sostenere le razze autoctone, per riqualificare il foro boario, crediamo che tutto questo possa essere utile per una zootecnia che non può morire in questa città, anzi deve svilupparsi ulteriormente. Chiaro che noi la prima cosa che ci guida nell'azione amministrativa, che guida l'amministrazione tutta e anch'io naturalmente in questo caso specifico, perché ho proposto e sostenuto questo progetto con il sindaco e con l'amministrazione, è chiaro che è quello della massima trasparenza degli atti amministrativi, e quindi non so esattamente a cosa si riferisce lei. Noi abbiamo avviato delle relazioni con il consorzio di tutela, che ovviamente è un organismo pubblico con il quale entrare in rapporto, che sia con il Corfilac, abbiamo definito un progetto, lo stiamo condividendo, abbiamo individuato all'interno del PEG, della programmazione economica dell'anno e quindi del DUP e quindi del bilancio, gli interventi per il settore agricolo all'interno del quale abbiamo definito questo progetto per quanto riguarda il ragusano DOP. Gli atti sono assolutamente trasparenti, non so esattamente cosa si dice, però rientra nei compiti di un'amministrazione promuovere prodotti del proprio territorio. Rientra assolutamente nei compiti delle amministrazioni e poi in particolare nella mia delega, che comprende anche appunto la promozione del settore agricolo, quindi insomma se questo è quello di cui ci dobbiamo occupare insieme agli altri asset importanti di questa città, che sono il patrimonio, la cultura, il paesaggio e naturalmente l'incentivazione al turismo. Avete sentito, l'iniziativa non può essere criticata perché si tratta di un momento essenziale per la nostra economia. Tra l'altro dobbiamo dire che nei prossimi giorni ci sono dei brainstorming, queste cose fanno morire alle risate. C'è chi del Galle Terre Barocche parla di brainstorming, che sarebbe questo incontro, questa tormenta nei cervelli per spiegare come si fanno alcune cose che, se fossero meno esagerati e meno, diciamo, gonfi di prosopopea, probabilmente si potrebbe arrivare ad avere risultati molto più facili. Ti immagini, allora fanno 5 incontri per spiegare alla gente cosa devono fare, ma come ho detto una volta a quelli dell'università, ma chi sono quelli che lo spiegano? Hanno questa capacità per spiegarla o sono quei millantatori che ci sono in giro generalmente, che sono esperti? Vabbè, lasciamo stare questa cosa. Allora, intanto io sono favorevolissimo, ma non perché si fa pubblicità, ma non solo da noi, ma perché lo dico da 10 anni che bisogna investire sul territorio, perché intanto il nostro DOP deve essere sulle tavole di tutti i ragusani. Questa è la prima cosa. Quindi complimenti, poi vedremo, andiamo avanti. Invece, restando un po' a quello che è il comune di Ragusa, ci sono anche qui ancora delle fibrillazioni. Una è certamente quella che riguarda la raccolta della spazzatura, perché la raccolta della spazzatura per molte persone è una grandissima camurria. Insomma,
questo lo dobbiamo dire con... perché? Perché effettivamente uno fa di tutto per... cioè lavoriamo come pazzi per dividere la spazzatura, la fare questo va nell'umido, questo va nella carta, questo... anzi poi dobbiamo andarci a prendere il vocarifiutario, là, quella cosa lì che ci dice dove si butta una certa cosa, la lattina dove va, la plastica dove va, e questo ci costringe a lavorare. Poi se da questo non riusciamo a tirar fuori neanche un centesimo di risparmio, perché come avete sentito in altri comuni anche loro sono arrivati al 70% di differenziata, poi non riescono a recuperare niente. E quindi questa è una cosa che ci dà fastidio. C'è stato questo incontro ieri sera con la rappresentante sindacale dell'USP, e abbiamo intervistato il segretario Di Stefano, però l'intervista dura 6 minuti, oggi sapete il sabato il telegiornale è più ridotto, e la mandiamo in onda lunedì, perché poi ci sono delle cose che vorremmo chiarire. Per esempio, la pulizia dei cassonetti che doveva partire ad agosto è partita o non è partita? Io capisco, giustamente dicono loro, noi lavoriamo tantissimo, ed è vero, perché la città è meglio di altre dal punto di vista della pulizia, però alcune cose ce le dovete dire se si fanno o non si fanno. Questi cassonetti, questi contenitori si puliscono o non si puliscono, restano lì a puzzare per chissà quanto tempo. L'altra cosa, e quindi ne parleremo lunedì, lunedì parleremo anche di Marina di Ragusa, perché Marina di Ragusa ormai sta diventando quasi quasi come Miami Beach, no? Il posto dove vanno tutti a passare. E poi magari si mettono in pensione, tutti hanno una casa a mare, tutti hanno una casa, io no, hanno una casa a mare, quindi molti hanno deciso che sono in pensione e si vanno a trasferire a Marina di Ragusa, dove il tempo è più buono, dove è più bello, però ci vogliono alcuni servizi essenziali, e quindi c'è Angelo Laporta che si lamenta, e di questo ne parleremo lunedì. Chiudiamo con una cosa che riguarda Vittoria, infatti è stata presentata, ecco, vediamo le immagini, vediamo a campo largo una nuova stagione teatrale per arricchire l'offerta culturale di Vittoria al teatro, con Giancarlo Giannini, Mario Incudine, Vinicio Capossella, Monio Vadia, Dario Vergassola e diciamo quel gruppo che già è stato testato a Chiaramonte Gulfi, è stato testato al teatro Donna Fugata, insomma ci sono degli appuntamenti che sappiamo che hanno avuto un certo successo. Ora a me fa piacere che Vittoria, la città di Vittoria, che è gestita come voi sapete da una triade commissariale, che in verità dovrebbe essere diciamo una che fa proprio l'ordinarissima amministrazione. Fortunatamente non è così, perché i commissari sono riusciti anche di fare attività durante l'estate, qualcosa durante il Natale, e sono supportati da gente in gamba, quindi qualcosa riescono a fare. C'è la tavica mancanza di soldi, perché questa è una cosa che tutti sanno, però è anche vero che la cultura si deve fare, quindi questi appuntamenti, e hanno una stagione teatrale che fatta dove viene fatta sarà senza dubbio una cosa a cui i ragusani vorranno partecipare, perché ci serve avere un posto dove andare a vedere degli spettacoli belli in luoghi belli. Quindi a partire dalla prossima, quando è il primo appuntamento? Vabbè, 23 gennaio ci sarà Giancarlo Giannini, poi il 26 febbraio Mario Incudine, poi il 26 marzo Vinicio Capossella e poi insomma altri ancora, è inutile che vi sto qui a raccontare tutti. La cosa importante è che c'è questo sforzo culturale da parte dell'amministrazione comunale di Vittoria, in questo momento retta dai commissari. Io spero fortemente che la città di Vittoria possa andare al voto, dicono ad ottobre, sarebbe giusto, perché Vittoria ha diritto ad essere amministrata da un sindaco che sia l'espressione della città. Bene, io vi ringrazio per la cortese attenzione, vi auguro un buon fine settimana, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti.
Questa è Teleiblea.